Bella gente, beautiful people, bentornati sul canale. Siamo nuovamente su Wulong Fallen Dynasty ed oggi andremo a vedere dal fabbro come fare per potenziare armi e armature, incastonare perk nelle nostre armi e armature per creare una build ad hoc in base alla virtù che abbiamo scelto. Non solo, spulceremo per bene tutto ciò che possiamo fare dal fabbro per capire come andare a modificare per bene il nostro personaggio. Per farlo dovremo aver raggiunto uno step nella storia che ci permetterà di recarci al villaggio, una cittadella dove potremo interagire con il fabbro e usufruire di tutti i suoi servizi. Non solo, avremo anche la bandiera per poterci spostare con i viaggi rapidi ed accedere alle missioni secondarie. Prima di vedere tutto quanto, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e di lasciare un bel pollicione se il video vi gusta. Ma ora passiamo a vedere come crearci una build ad hoc per il nostro personaggio. Una volta arrivati dal fabbro, anche se è una donna, non so se si possa dire fabbro o dovremmo chiamarla fabbra, potremo potenziare sia armi che armature, quindi basterà spendere il rame che potremo guadagnare semplicemente giocando le varie missioni, oppure anche vendendo oggetti, sia armi che armature che accessori, proprio al fabbro per poterne guadagnare ed andare a potenziare tutto quanto. Potenziando le armi riceveremo un aumento del potere d'attacco e dell'attacco di base. Non solo, come vedete io ora sono sulla mia clava di legno che sto utilizzando, e aumenterà con questo potenziamento il modo in cui scala, ovvero in questo caso sul metallo andrebbe a scalare in cimeno. Se ora andiamo a vedere nell'equipaggiamento, in questo momento scala in B sul legno e in D meno in metallo, quindi andando a potenziarla ci aumenterà di livello passando da un di meno a un ci meno nella virtù del metallo. Quindi non verrà potenziato tutto quello che riguarda lo spirito, nemmeno gli effetti speciali che sono unici per ogni arma. Infatti qui poi andremo a vedere come modificarli, perché dovremo interagire con il fabbro sempre ma selezionando un'altra opzione. Per quanto riguarda le armature invece, se andremo a potenziarle aumenteremo solo ed esclusivamente il fattore di difesa di ognuna di esse. Come vedete scorrendo, l'unica cosa che salirà sarà la difesa, quindi non come le armi che andavano a aumentare l'affinità con le virtù, il potere d'attacco e l'attacco di base. Per le armature andremo solo ad aumentare la nostra difesa. Andiamo ora a vedere la cosa più interessante che possiamo trovare dal fabbro, ovvero l'opzione di incastonatura. Qui potremo andare a modificare sia armi che armature nei loro effetti speciali. Quindi avrete già sicuramente notato che abbiamo un livello di rarità sia per le une che per le altre, che vanno dall'1 al 4. Questo è un indicatore di rarità in base agli effetti speciali che avremo. Quindi livello di rarità 1 avremo 2 effetti speciali, livello di rarità 2 3, livello di rarità 3 4 effetti speciali e livello di rarità 4 5 effetti speciali. Quindi quando raccoglieremo le varie armi e le varie armature, questo tipo di caratteristiche saranno completamente randomiche, e interagendo con il fabbro e scegliendo l'opzione di incastonatura dal fabbro potremo andare a modificare queste caratteristiche, questi effetti speciali. In pratica potremo personalizzare al massimo la nostra arma o armatura per creare al meglio la nostra build. Questo tipo di perk che troveremo saranno suddivise in categorie. Avremo una categoria che riguarda l'attacco, una categoria che riguarda la difesa, una categoria generica e così via. Quindi non potremo andare ad inserire in un'arma o in un'armatura solo la caratteristica attacco per tutti gli slot disponibili, ma se andremo a modificare la categoria di difesa potremo aggiungere solo ed esclusivamente un'altra caratteristica. Quindi non potremo potenziare al massimo l'attacco aggiungendo solo quel tipo di caratteristica, ma dovremo comunque mantenere una sorta di bilanciamento tra tutte le perk che andremo ad aggiungere o a modificare. Naturalmente avremo la possibilità di personalizzare al massimo la nostra build in base a tutte le caratteristiche che già abbiamo scoperto. Quindi più oggetti di equipaggiamento troviamo
meglio è, dato che potremo ampliare al massimo la nostra collezione di modifiche che potremo effettuare alle nostre armi ed armature e poter creare così una build ottimale che vada ad amalgamarsi alla perfezione con il nostro personaggio, il suo stile di gioco e le virtù che avremo potenziato. Ora vi faccio un esempio pratico con l'arma che sto utilizzando, ovvero la clava di legno, un'arma a 3 stelle che in questo caso avrà 3 slot di modifica disponibili, uno di difesa, uno di attacco e uno generico. I primi due li ho trovati abbastanza utili per la mia build, quindi vado a modificare il terzo cercando di migliorarlo, cercando di trovarne uno che si adatti meglio alla mia build o semplicemente mi possa aiutare durante il combattimento. Quindi vado a togliere durata effetto negativo, e si tratta di una caratteristica generica, e vado a sostituirlo con uno che mi aiuti durante il combattimento, ovvero l'aumento di valore della bestia divina più 2,6%, che mi garantirà un incremento della velocità con cui potrò richiamare la bestia divina selezionata. Per fare tutto questo avremo bisogno di frammenti di gioielli, sia per levare le modifiche dalle armi e dalle armature, sia per aggiungerli. I frammenti di gioielli li potremo recuperare proprio nella sezione dedicata qui dal fabbro, semplicemente andando a recuperare i materiali smantellando le armi, ovvero tutto ciò che non ci serve potremo andare a smantellarlo qui dal fabbro recuperando frammenti di gioielli. Se andiamo a farlo in questo momento, come vedete del menu sulla destra, vedrete quanti gioielli potrete ricevere dal recupero di ogni arma o armatura. Quindi vi consiglio di farvene un bel po' con tutte le armature e armi che non vi servono o semplicemente non volete utilizzare. Altro sottomenu a disposizione dal fabbro è la decorazione. Questa è una modifica prettamente estetica e non influirà in alcun modo con la vostra build, quindi potrete andare a modificare esteticamente tutti i pezzi di armatura che volete con lo stile di tutti quelli che già avete trovato. Potrete farlo anche con le vostre armi, dato che ci sono diversi tipi di sciabole, diversi tipi di clave, diversi tipi di podao, e se uno vi piace più dell'altro potete decorarlo nel modo che più vi piace. Avremo poi le ultime due diciture, ovvero vendi e compra. Vendi ci servirà nel caso abbiamo finito le riserve di soldini, ovvero il rame, anche perché andare a potenziare e incastonare è piuttosto costoso. Quindi se volete recuperare un po' di rame, andate e vendete ciò che non vi serve. Nella sezione compra invece avremo a disposizione sia alcuni oggetti che ci aiuteranno durante le missioni, armi, quindi se vedete qualche arma con un'estetica particolare che vi piace, che ancora non avevate e volete decorare la vostra, qui la potete acquistare e cambiare senza problemi. Naturalmente non ne vale proprio la pena andare a acquistare armi dal fabbro, dato che ne troviamo veramente un'infinità semplicemente giocando. Stessa cosa vale anche per le armature, stesso discorso, potete acquistare nel caso volete decorare la vostra armatura con uno stile che ancora non avete, ma se attendete, avete pazienza, sicuramente lo troverete semplicemente giocando. Quindi ragazzi, questo era tutto ciò che volevo dirvi sul potenziamento delle armi e delle armature, sull'incastonatura, come funziona tutto il sistema per crearsi la build. Ora non dovrete far altro che cervellarvi un po' e cercare di creare una build funzionale per la virtù che avete scelto. Le possibilità, come avete visto, sono veramente tantissime, molto personalizzabile. Infatti sto creando anch'io una build centrata sul legno che appena sarà pronta ad hoc vi metterò a disposizione con il prossimo video di YouTube. Quindi state connessi che ben presto arriverà la build
per poter iniziare al meglio Wulong Fallen Dynasty. Quindi ragazzi, io ora vi ricordo di iscrivervi al canale per vedere tutti i prossimi video, compreso quello della build iniziale, e di lasciare un bel pollicione se il video vi è piaciuto. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!